In Francia si chiamano vigneron, in Italia vignaioli. Sono piccoli produttori di vino, di aziende quasi per la maggior parte familiari o a conduzione familiare, che utilizzano per la produzione delle loro etichette il 90% di uve proprie provenienti dai vitigni autoctoni del territorio, e vederli assieme e collaborare tra loro è cosa quanto mai rara. Nella nostra provincia è nato il progetto Bianchello d'Autore, dove 9 piccoli produttori di Bianchello si sono uniti per fare un salto di qualità come azienda, ma anche per fare un salto di qualità al vino, il Bianchello, il quale fino al 2000 ha avuto una sua evoluzione ed elaborazione che lo ha portato a non essere più il vinello da osteria da vendere in dame, ma a vero e proprio prodotto di punta regionale, secondo solo al Verdicchio. Ma ora tutto questo non basta più, bisogna fare uno scatto in avanti, dice Carla Fiorini, enologa e titolare dell'azienda omonima. Noi siamo degli artigiani del vino, quasi degli artisti, e sul vino è stato fatto tutto quello che il progresso tecnologico ci ha consentito di fare, esasperando anche il prodotto alle volte sui profumi e sugli aromi. Ora però dobbiamo riportarlo un po' più alle sue origini e promuoverlo nella dovuta maniera. E quindi siamo orgogliosi di portare le nostre produzioni in giro per l'Italia, per l'Europa e piano piano anche su una panoramica appunto internazionale. Ecco, quindi è fondamentale mettere la faccia del produttore nelle varie rassegne che ci sono settimanalmente, direi oggi. Tutto il progetto, che da settembre a ottobre del prossimo anno prevede diverse iniziative e presenze delle 9 cantine nelle maggiori manifestazioni nazionali, è sotto l'ara protettrice del Consorzio Marchigiano di Tutela dei Vini, che da tempo investe in questa metodica di promozione e che fa della sinergia e della condivisione lo standard del futuro. Tornare a promuovere è la cosa più importante. Il territorio cresce se il produttore ci mette la faccia e il consumatore apprezza quel vino, perché in ogni caso alla fine di ogni partita e di ogni annata, quando il magazzino è vuoto, significa che il produttore ha indovinato il gusto del consumatore.